La regione Abruzzo avrà le sue ZES, le zone economiche speciali, in associazione con l'area portuale di Ancona, che ha le caratteristiche richieste dal regolamento dell'Unione Europea e sede dell'autorità di sistema portuale ricomprendente i porti di Artone e Pescara. La proposta tecnica, la bozza del documento, è stata presentata dal presidente vicario della regione Giovanni Lolli. Il documento è una bozza che dovrà essere condivisa ovviamente con le amministrazioni e le imprese ed eventualmente migliorata prima di passare al vaglio del Ministero. I vantaggi non sono riservati solo alle aziende che decidono di investire in regione, anche quelle già esistenti potranno presentare progetti per implementare le loro attività. Il documento del Ministero, che come d'altra parte la legge precisava, autorizza le regioni che non hanno un porto di categoria come la nostra, alternativamente a mettersi con un'altra regione e anche a mettersi con un porto. Noi siamo collegati già nelle reti di TEN-T con il porto di Ancona e quindi questo ci rende diciamo, lo strumento utilizzabile. Allora, però adesso andiamo al merito, perché queste sono schermaglie di carattere burocratico-amministrativo. Il merito è che la ZES, un'opportunità importante, purché si classifichi bene a cosa serve, avendo così dato un po' negli anni, questo ultimo anno, l'illusione che la ZES contenesse risorse da distribuire o grandi benefici fiscali, non è vero. I benefici per le imprese ci sono, ma sono circoscritti, limitati al credito d'imposta. Il problema vero è che la ZES dà un percorso autorizzativo molto accelerato, molto semplificato e tra l'altro diciamo premia i territori che attorno alla ZES costruiscono progetti. Ecco perché noi abbiamo deciso di fare la perimetrazione della ZES molto rigorosamente, senza cioè fare una sorta di distribuzione tra amici e nostri, ma proprio tenendoci strettamente alla legge. Quindi i porti sono Ortone e Vasto, tutto il retroporto che c'è, che per noi è l'area industriale più importante del centro-sud e quindi d'Italia, che è l'area industriale del Sangro, oltre quella del Vastese, e già questo assorbe una parte consistente degli ettari che abbiamo a disposizione per la ZES. E il resto noi andiamo a individuare l'asse trasversale che collega, diciamo, trasversalmente il nostro territorio al porto di Civitavecchia, che è l'altro porto con il quale abbiamo il protocollo d'intesa.